Abbi pietà di me, o Signor, perché sono tribolato. L'occhio mio, l'anima mia, le mie viscere si consumano di dolore. Ecco un nuovo giorno. Il sole splende fuori, ma forse nella tua vita ci sono nuvole di dolore e di angoscia. Invece di andare in giro a dire come la vita è ingiusta, perché non fai quello che ha fatto Davide quando era triste? Perché non vai a Gesù, apri il tuo cuore e piangi in sua presenza? Dio è sempre pronto ad ascoltare il grido sincero dei suoi figli e sicuramente ascolterà anche il tuo. Nel Salmo di oggi, Davide esprime il concetto di unità dell'essere umano. Mente, corpo e anima non possono essere divisi. Quando la vita spirituale va male, necessariamente questo influenza anche la vita emotiva e fisica. I miei occhi sono stati consumati dal dolore, così pure la mia anima e il mio corpo, dice il salmista. Anima e corpo. La dimensione spirituale è legata alla vita fisica dell'uomo e inutilmente l'essere umano cerca di stare bene da un lato senza considerare l'altro. Questo salmo è stato scritto da Davide nei mesi terribili dopo il suo peccato di adulterio e di omicidio. La sua coscienza lo tormentava crudelmente e soffriva le terribili conseguenze del suo peccato. Alcuni salmi suggeriscono l'idea che in quel momento Davide fu tormentato non solo dal senso di colpa, ma anche dalla lebbra. Ci sono infatti malattie fisiche che sono il risultato di una cattiva coscienza. Un giorno hanno portato un paralitico a Gesù che gli disse: «Figliolo, i tuoi peccati sono perdonati». La folla non capiva, credevano che il paralitico avesse bisogno di essere guarito e non perdonato. Non riusciva a vedere il rapporto tra la vita spirituale e la vita fisica. E Gesù allora sottolinea questo rapporto dicendo: affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati. Alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. E Giacomo aggiunge: e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confida sempre nel perdono misericordioso di Dio e oggi, prima di partire per le tue attività, prega nel tuo cuore. Abbi pietà di me, o Signore, perché sono tribolato. L'occhio mio, l'anima mia, le mie viscere si consumano di dolore. Che Dio dia pace al tuo cuore e alla tua anima.